in questo progetto internazionale che si chiama SEOC e che appunto vede la partecipazione della RIVE, della RIE, che è la rete IVEI degli ecovillaggi, e di un'altra organizzazione, l'Università di Tunisia. Insomma, ci hanno messo insieme spagnoli, rumeni, italiani, voglio dire. Di suora. Anche io mi occupo, diciamo, di progetti, internazionali, e in particolare da 2 anni abbiamo lanciato un progetto che si chiama Tinkeren in Permaculture, e abbiamo deciso di utilizzare proprio questo metodo per organizzare il metodo della sociocrazia, per organizzarci come gruppo e anche per utilizzarlo come per prendere le decisioni, e quindi dall'inizio e poi per i prossimi 2 anni, quindi da 2 anni fa ai prossimi 2 anni, stiamo mettendo in pratica questo approccio, questa tecnica, ed è molto utile, cioè, mi piace molto perché la stiamo utilizzando, nel senso, sul campo, non è uno studio solo teorico, siamo stati formati e poi siamo partiti proprio nell'utilizzo pratico, e quindi è molto curioso e molto bello vedere come si può applicare a un contesto di un'organizzazione comunque effimera, in un certo senso, perché abbiamo questo progetto che dura per 3 anni e dobbiamo trovare un modo per lavorare insieme, e quindi è un po' questo, un po' il mio contributo, anche la mia esperienza. Grazie, io sono Simona, mi avete tutti credo conosciuto perché vi ho registrato credo tutti, se non è così tornate da me. Abito qui a Tempo di Vivere, sono la loro tirocinante, nel senso che ho conosciuto la sociocrazia questo giugno attraverso questo corso che Riga mi ha permesso di fare nel progetto SEOC. Non ho ancora portato la sociocrazia dentro il nostro ecovillaggio, sto ancora cercando di metabolizzare tutto quello che ho appreso, tutta l'utilità che ho visto, e sono ancora in una fase di definizione di quali sono le difficoltà per portarlo all'interno di un ecovillaggio. Sono stata facilmente presa dall'efficienza, e ricordandomi della mia vita passata da manager, devo dire che a livello di gruppo e di organizzazione aziendale l'ho vista una potenzialità incredibile. Sto ancora cercando di portare in equilibrio e a risorsa tutto quello che ho appreso all'interno di una realtà comunitaria di gruppo, di vivere, che è un piccolo che ha insieme, usa il metodo del consenso per determinate decisioni. Mi piacerebbe molto introdurre la sociocrazia a livello appunto di decisioni più pratiche, più veloci e più efficienti nella vita quotidiana. Sarebbe contribuire al progetto a livello esperienziale nell'introduzione di un metodo nuovo dentro la comunità, perché faccio esperienza come voi oggi. Grazie. Allora, un po' io e Valentina questa mattina ci siamo trovati per disegnare questa giornata insieme. A me piace lavorare in maniera molto pratica, quindi atterrare tutti i concetti di qualcosa di molto pratico e concettuale. Si è alzato un po' col vento. Atterriamo, facciamo facilitatore. Normalmente le riunioni cominciano sempre con una specie di
tra virgolette, rituale, nel senso qualcosa che insieme decidiamo che ci faccia dire la riunione sta cominciando. Non è che arriviamo tutti qua e ci vediamo tutti a casa, no. Possiamo arrivare, possiamo fare questo, ma c'è una persona che in qualche modo ti chiama l'attenzione e dice ragazzi, e può essere che ci accendiamo una candela nel centro dicendo speriamo che non ci ammazziamo durante la riunione, ci prendiamo buone decisioni, può essere fare un giro di quello che spesso facciamo qui alla Rive o nei nostri gruppi, così un po' più sensibili, che è il come sto. Quello che io vorrei proporvi oggi invece è un come mai ho scelto di venire a questo seminario e che cosa, tra virgolette, vorrei capire, vorrei scoprire, mi vorrei portare a casa. Cioè, qual è la motivazione e il drive, che poi andremo a vedere anche in sociocrazia. Quindi già cominciamo a sentire che cos'è quel qualcosa che mi ha attirato ad essere qui. Se cercate di essere, fatemi un bel respiro profondo, lo facciamo insieme, quanto più concisi e precisi possibile, poche parole, ma magari un concetto, così che abbiamo il tempo di parlare tutti, andare avanti, fare esempi pratici e tutto la lezione. Cominciamo alla mia sinistra, visto che ti offusco con la mia presenza, però ci prendiamo prima 30 secondi magari per atterrare qua, visto che il tempo ci ha quasi graziato. Un po' la voce. Avere un modo per decidere quando si è in gruppo, io ho sperimentato la loro capacità di quella di essere mia. Ho fatto un po' di attivismo politico, è sempre una delle cose più difficili che c'è, tutti gli errori di cui si parla, qui noi li abbiamo fatti tutti quanti, poi è estremamente interessante, ho ascoltato stamattina il metodo del consenso, questo è un altro. Faccio parte di una comunità intenzionale, però è molto numerosa e quindi spero di trovare, cioè voglio venire a conoscenza di tutti i vari sistemi, perché quando si è in tanti è difficile solo col metodo del consenso arrivare ovunque nelle questioni. Sono Evan e sono qui da imparare. Mi interessa
allenatore, anche io non ne so assolutamente niente, intenzioni varie, comunque molto interessato agli altri decisionali che secondo me sono fuori da un punto nodale in cui molte realtà si arenano, no? Nel senso delle decisioni che non riescono a essere prese, oppure i tempi molto lunghi di discussione o i conflitti su prendere decisioni. C'è una soluzione, una tecnica già vabbè, rodata, diciamo. Ciao, sono Arno, volendo vivere nella comunità è essenziale trovare l'armonia nel decidere insieme. Ho vissuto già un paio di incontri in una comunità nel sud di Francia dove c'era una combinazione di sociocrazia e olacrazia, e volevo sapere un po' qual è la specificità della sociocrazia e come si fa, le sue limite, è interessante. Anna, mi ha mosso il fatto di venire ad ascoltare le mie amiche Gianni e Valentina, e poi il mio bisogno di approfondimento e di anche condivisione rispetto a determinate pratiche. Sono Mario, credo di essere nel posto sbagliato, perché ho letto che si parlava di ordinamento giuridico e cose di questo genere, quindi ho sbagliato sede, vi saluto. Poi c'è scritto ristoro. Ce l'abbiamo cambiato, editorialmente cambiato. Ciao, sono Consuelo, io faccio, collaboro con quella comunità di Casarotta, dei progetti, in attesa di capire se voglio integrarmi in Casarotta, e mi interessa questo, sono venuto qui perché mi interessava questa sociocracy come modo per vedere come fare a prendere delle decisioni pratiche in un gruppo, e anche perché ho fatto ieri lavoro con Jenny e mi è piaciuto come che viene fuori. Sono Francesca e la prima cosa è perché mi affascinano molto le dinamiche decisionali. Tante volte ho partecipato ad assemblee di realtà politiche e devo dire che il grosso motivo per cui non mi sono mai legata a determinati gruppi politici è proprio perché non mi piace come avviene la gestione del potere all'interno di questi posti. Io trovo sempre, mi mette sempre molto a disagio, e in più, siccome faccio parte di un'associazione, mi piacerebbe vedere se questa cosa si può applicare, utilizzare anche al suo interno. E io sono Enrica. Non conosco nulla della sociocrazia, poco, a parte la parola socio da una parte, grazie dall'altra, e sono rubato la frase. Probabilmente il progetto di vita e l'esperienza comunitaria è un po' lontano, però la sensazione che comunque tutti questi strumenti tecnici sono assolutamente estrapolati, cioè riportabili a qualsiasi contesto relazionale, quindi importantissimi anche per il destino del mondo. Sono Gabriella di Tempo di Vivere, sono qui perché ho condiviso con Simona qualcosa e sono qui per vedere qualcosa in più che è sempre importante. Ciao, sono Marta e aspetta che non l'abbia detto. Sono stata molto attratta da questa parola sociocrazia arrive a fine luglio, e anche da ho intravisto e intrascoltato Jenny in qualche seminario, e all'arrivo a luglio non ho avuto il piacere di seguirne neanche uno perché ce n'erano 10.000.
Io ho pensato che oggi fosse il momento giusto per dedicarmi a questa cosa, non ne so molto, ma mi affascina molto questa parola in realtà, quindi sono curiosa. Sono Erika e ho già partecipato a un workshop sempre quando mi scrive, ma ancora volevo approfondire perché infatti mi piace proprio l'idea di queste lezioni partecipate dove appunto i libri riescono a essere soddisfatti, a stare bene appunto anche proprio come portare fuori nell'ambiente gli altri gruppi appunto nella società dove ci sono ancora forti limiti nel comunicare quando stanno. Ciao, sono Luigi, sono interessato al progetto di vita in comune e quindi sono interessato alla fotografia in quanto conoscente di uno dei metodi decisionali. Ciao, io sono Davide, e come questo Gabriel abbiamo iniziato a sentire parlare. Applicata la metodologia l'ultima lezione del direttivo al Vignale e non l'avevo mai vista, mi è sembrata una metodologia dall'enorme potenziale, quindi ne consegue una curiosità, voglio approfondire. Senso, esatto, l'ho rimosso e sì, non finisce di convincermi, rimango sempre con il piede alzato rispetto a questo metodo e questo approccio muove molte cose e questa mi sembra un'ottima chiave. Mario, penso sia la prima volta che sono venuto nella sociocrazia. Allora, modo in cui, vi dicevo, vorrei cominciare è proprio quello di lavorare sui vari passi che costruiscono una riunione, quindi non solo la sociocrazia, ma proprio se andiamo a fare una riunione nel nostro gruppo, cosa facciamo? Generalmente eleggiamo un facilitatore. Oggi in questo caso ci siamo presentate noi perché, tra virgolette, perché sì, però facciamo lo stesso un esercizio. Democraticamente siamo noi, e non sociocraticamente, probabilmente vedremo l'elezione sociocratica cosa ci dice, chi dovrebbe facilitare, però l'idea è proprio quella di cominciare a definire queste cose. Quindi nella sociocrazia si dice se una persona ha un compito, fa qualcosa, è sostenuta da un ruolo. Cosa vuol dire il ruolo? Vuol dire che io prendo questa posizione, mi prendo questa responsabilità, mi prendo questo impegno e posso portarlo avanti. Ma ci devono essere delle descrizioni di quello che il ruolo è, perché altrimenti, cioè, faccio la facilitatrice, vabbè, cosa vuol dire? Che vengo qua e parlo per 3 ore? Dei cazzi miei? No.
significa che io come facilitatrice cosa devo fare secondo voi per definire il nostro ruolo? Stuzzicare le persone a dire la propria idea, i propri problemi. Sollecitare la partecipazione di tutte le persone presenti. Ti va bene? Yes! La dura in italiano. Esatto, quello che hai appena fatto. Sì, aiutare anche l'assemblea a prendere una decisione, poi alla fine l'assemblea. Alla fine dell'assemblea, almeno a definire una aiutare, discussione successiva. Cosa intendi per aiutare, secondo te? Che cos'è l'aiutare? L'aiutare è focalizzare l'attenzione di tutti, incentrare la discussione sui punti fondamentali, magari definirli quando sono pericolosi, arrivare in fondo a avere almeno una discussione, diciamo, ordinata, nel senso che non prenda direzioni che non ci incastrano niente, o che prenda, insomma, si concentri magari sul diverbio tra due o tre posizioni. Questo in linguaggio di facilitazione si dice condurre il processo. Vuol dire che il gruppo è in un processo, sta succedendo qualcosa, si va a prendere una decisione, ci sono emozioni, ci sono cose, e il compito del facilitatore è quello in qualche modo di condurre, di dare anche dei piccoli scatti, a volte con fermezza, ma mai con l'intenzione di entrare nel contenuto. Il facilitatore deve mantenere un'imparzialità. La cosa interessante della sociocrazia è che il facilitatore può essere tranquillamente, spesso è, interno al gruppo. Quindi si dice, nel momento in cui tu hai il tuo ruolo ben definito, puoi tranquillamente condurre la facilitazione all'interno del tuo gruppo, e poi il gruppo ti darà un feedback, una valutazione alla fine di ogni riunione, di ogni lavoro che si fa nella sociocrazia, di un incarico, di quel che sia. C'è una cosa fondamentalissima che è il feedback, quindi fare una valutazione di come è andata, che cosa è andato bene, quindi apprezzo, e che cosa è andato male. Questo ci permette non solo di dire non mi piace come lavori, non mi piace come faciliti, ma che cosa potresti migliorare per riuscire a darmi un risultato migliore, perché tu come persona possa migliorare. D'altra parte ci sarà qualcosa che una persona ha fatto di buono, non può essere solo uno schifo quello che ha fatto, se non altro si è messo in gioco, se voglio proprio apprezzare. Quindi la il facilitatore ha questo ruolo di condurre, di aiutare, come dicevi tu, il processo del gruppo, ma senza entrare nel contenuto. Nella sociocrazia, quando è il tuo turno, così in qualunque altra riunione, se stai facilitando e sei un facilitatore interno, in questo caso io per esempio ci sono Valentina e Simona che mi supportano, e dico io devo esprimere la mia opinione, quindi esco dal ruolo di facilitazione. Possibilmente a me per esempio piace facilitare in piedi, se devo parlare mi metto seduta, quindi cambio posizione, cambio anche fisicamente lo spazio, e Valentina conterrà lo spazio per me. Che vuol dire? Se ci sono 3 minuti a testa che possiamo parlare, non è che perché io ero nel ruolo di facilitatrice me ne posso prendere 5, sono 3 per me. Quindi definiamo appunto il ruolo del facilitatore: allora deve mantenere lo spazio, deve rendere partecipativo il lavoro nel gruppo. Qualcos'altro? Cosa fa un facilitatore? Mi serve dispersione di energia, soprattutto di discorsi, che poco attenti alla focalizzare la tematica che si sta trattando, cercare di contenere i tempi, quindi rispettare. Se facciamo una riunione, il facilitatore ha il compito che, se diciamo ci mettiamo 2 ore per questo incontro, 2 ore sono, si comincia, si va a vedere quali sono gli argomenti da trattare insieme, si dà una priorità, si va a lavorare, possibilmente si dà un tempo per ognuno degli argomenti, quindi argomento A 25 minuti, argomento B è più facile 5 minuti, argomento B 10 minuti, mettiamo anche un tempo, e il facilitatore deve essere in grado di mantenere questa linea, perché rispetto anche per le persone che vengono all'incontro, se io ti dico 2 ore, devono essere 2 ore, perché tu magari ti sei fatto un'altra presentazione, qualcos'altro, e a una certa comincia a scalpitare perché tuo bambino va a fare quello, deve andare a mettere sulle patate, deve andare a prendere i bambini a scuola, non ci sei più. Quindi il compito del facilitatore è il focus anche proprio attraverso il mantenimento di questo processo. Vale, vuoi leggere un po' i sistemi di volo? Noi incominciamo con le ultime.
Allora, sì, vabbè. Questa allora, la definizione del ruolo è una cosa, però giustamente la, allora, c'è una differenza tra la sociocrazia classica e la sociocrazia 3.0, che è quella che vi presentiamo oggi. Cosa? C'è una differenza! Io posso urlare! Urla! C'è una differenza fra la sociocrazia classica e la sociocrazia 3.0. Siccome noi come Rive stiamo lavorando nel progetto sociocrazia 3.0, vi portiamo queste definizioni. Nella sociocrazia normale basta la definizione del ruolo, che cos'è il ruolo che uno deve fare. Nella sociocrazia 3.0 viene inserita invece una parola nuova, che è il driver. Quello che io vi ho chiesto prima, no? Che cosa mi sta tirando ad essere qui? La stessa cosa è che cosa sta tirando il gruppo a dire abbiamo bisogno di un facilitatore, qual è? Ed è un po' quello che abbiamo detto, la capacità di mantenere un processo lineare e la partecipazione delle persone. Poi definiamo tutti i vari compiti che il facilitatore ha, quindi mantenere le tempistiche, fare per esempio un altro compito importante, assicurarci che ci sia qualcuno che prende nota di quello che succede nella riunione, che venga catalogato in modo che ci siano i verbali e io li possa andare a rivedere perché le decisioni siano chiare, che il verbale non contenga 20 pagine di quello ha detto che gli faceva male il piede e quindi gli sono girate le scatole, ma la decisione che abbiamo preso insieme in tot data, perché quello che mi interessa alla fine è la decisione, è questa. Ci sono state eventualmente delle difficoltà in questo e questo, ma sintetico, perché io devo essere in grado di andare a trovare la decisione che ho preso, semplicemente. Definire l'ordine del giorno può essere un ruolo della, diciamo, la responsabilità del facilitatore? Sì, l'ordine del giorno in teoria ti dovrebbe arrivare già da chi fornisce, cioè dal gruppo, il gruppo che compone l'ordine del giorno insieme. Io come facilitatrice quello che so che ho questo ruolo, una settimana prima posso mandare un'email e dire ragazzi, questo è un file, che ne so, Excel online condiviso, oppure se siamo in una comunità metto ordine del giorno su un foglio di carta e la gente va sotto e scrive i punti. Io poi da facilitatrice cerco di riordinare, cerco di mettere delle tempistiche, lo porto e dico questa è una bozza di ordine del giorno, la guardiamo, la proviamo insieme, c'è qualcos'altro che può mancare. Di solito però se ci sono già tanti punti non si dovrebbero inserire altre cose, perché la tendenza è di non metterli mai e poi all'ultimo minuto, ma io, che mi succede sempre, a casa nostra era così, l'ordine del giorno non c'era mai quasi, oppure c'erano due punti e poi, facciamo il calendario di chi c'è e chi non c'è, facciamo, e poi ti perdi, e le cose magari importanti non sei riuscito a farle, oppure la riunione da 2 ore diventa 4. Quindi è la capacità proprio di stare, e ci vuole fermezza, e quando lo si fa internamente al gruppo per esperienza personale, non è così facile, a meno che veramente non ci sia la decisione, e dovrebbe essere presa chiaramente prima che cominci di dire ok ragazzi, mi prendo questo ruolo, farò anche questo, di paschettare le mani, di dire non è niente di personale, sto interpretando questo ruolo, sto vivendo questo ruolo, perché sennò non è tanto l'incapacità di chi fa la facilitazione, però anche l'insicurezza di chi vive nel gruppo, ma tu sei uno di noi, com'è che ti metti sopra? Perché succede anche questo, no? È abbastanza normale, è una dinamica normale, quindi quanta più chiarezza possibile prima. Posso farti una domanda su queste cose dell'ordine del giorno? Potrebbe avere il facilitatore anche... Un po' di voce. Il facilitatore potrebbe avere anche il compito di sintetizzare tutti i punti che sono stati proposti, sì, no? Sì. 10 punti magari ci sono alcuni sì. Esatto, sì, è la struttura che fa, quindi raccolgo partecipatoriamente, chiedo a tutti, il mio lavoro di raccogliere e cercare di sistemare con una certa chiarezza quello che c'è. Sì, nella nostra esperienza noi chiediamo, mandiamo un'email a tutti e dicendo proponete il vostro punto, ok, quello che... E poi c'è, nel nostro gruppo abbiamo un segretario che si occupa di questo e lui mette in ordine tutti i punti e alloca anche il tempo, quindi definisce il tempo, quindi sappiamo quando iniziamo la riunione che avremo un'ora e mezza per fare tutti quei punti secondo la divisione. Anche magari tra quelli che sono più importanti, cioè quelli più richiesti magari. Sì. Senti, buona. Si crea un ordine. Sì. Il ruolo di nuovo non è che viene dato in maniera indefinita. In un gruppo, per esempio, se è un gruppo
interno, adesso prendo tempo di vivere. Stanno tutti più o meno cercando di capire, di imparare, dicono che vogliamo provare a esercitare la sociocrazia. Quello che potrebbero fare è definire il ruolo del facilitatore, chi ha delle capacità, competenze in questo momento magari è, però dare un tempo, questa persona faciliterà le nostre riunioni per i prossimi 2 mesi. Dopo 2 mesi si farà un'altra elezione e un'altra persona lo prenderà per altri 3 mesi, per altri 2 mesi, per quello che è. Però decidere anche il tempo, in modo che la persona si senta responsabile, ma sappia anche che c'è una fine. Mettere per esempio sempre una revisione nel mezzo, quindi ho definito un ruolo, dura 2 mesi, alla fine del primo mese ci si prende mezz'ora per fare un feedback su quello che è andato bene e su quello che può migliorare. E chi facilita deve essere in grado di prendere queste cose veramente come un suggerimento per come migliorarsi, come migliorare e come portare un miglior servizio al gruppo. Perché il gruppo che dice la sociocrazia è flessibile, o dovrebbe essere flessibile, dipende chi la applica poi, però come tutte le metodologie non possono essere, non sono tagliate per qualsiasi gruppo. E il gruppo che prende la metodologia la sente e la deve adattare come un vestito a se stesso, perché abbiamo esigenze diverse, lo vedremo anche con la sociocrazia. È una metodologia che si può usare in grandi aziende, ma si può usare anche in piccoli gruppi. Basta adattarla, basta prendere quello che mi serve e lasciare quello che non mi serve per ora. Sì, io metterei l'accento su questo termine di scadenza, cioè i ruoli hanno un termine di scadenza, vuol dire che il facilitatore è in carico di quella posizione per 2 mesi, si decide insieme per quanto tempo è, e questo implica che ci sia anche una, diciamo, che si possano cambiare i ruoli, che non ci sia l'accentramento che quindi quella persona non ha sempre quella figura, e secondo me è molto... è anche, diciamo, importante per il gruppo e anche per le persone, così non si sente anche il peso di quel ruolo per troppo tempo. E quindi abbiamo detto che oltre alle principali responsabilità, che quelle che abbiamo un po' elencato, vengono anche elencate quali sono le abilità, le competenze, le esperienze. Quindi ovviamente se una persona ha più familiarità con il parlare in pubblico, con gestire anche le conversazioni, probabilmente, diciamo, metteremo tra le abilità quelle che sono le abilità comunicative, orali, scritte, se siamo in un gruppo, internazionale, magari sarà anche la proprietà di linguaggio, cioè la capacità di parlare in inglese, a seconda un po' delle necessità poi cambieranno anche le abilità. E potremo anche considerare le esperienze e le competenze che ha quella persona, cioè nel momento in cui definiamo, questa è la semplice definizione del ruolo, quindi capiamo quali sono le caratteristiche generali che quel ruolo deve. Allora, siccome ci piace fare le cose pratiche, per selezionare un ruolo dobbiamo fare delle elezioni, perché così si fa in sociocrazia, non è mica che si dice, ah, vai tu, dai, tanto perché non ci voglia, no. Perché una persona fa che cosa? Perché il gruppo ha sentito che in qualche modo quella persona lo rispecchia, lo può sostenere, può fare quella... Però come funzionano le elezioni sociocratiche? Praticamente ad ogni persona che deve votare viene dato un pezzo di carta, un quadratino grande così, ok? Non un foglio da 25 metri. Sopra ti chiedo, scrivi, io da facilitatrice ti dico, scrivi il tuo nome. Quindi io scriverei Jenny. E ti dico adesso scrivi la persona che nomineresti per questo ruolo. E tu lo scrivi. Ti tieni il tuo bigliettino in mano, scrivono tutti il facilitatore, o mette per terra il cerchio, seguendo il cerchio delle persone presenti, o se li prende e lo prende in mano e dice Jenny, perché hai scelto, e legge il nome della persona che io ho scelto, per esempio Valentina, e io dico, ho scelto Valentina perché so che Valentina è una persona responsabile, che quando si prende un impegno c'è, so che Valentina ha già fatto dei percorsi di sociocrazia e quindi mi sento più tranquilla sul fatto che lei possa gestire una riunione, e do le mie motivazioni davanti a tutti, perché io eleggo lei, perché io scelgo lei. Che cosa fa questo tipo di elezione? E questo lo fanno tutti nel cerchio, quindi tutti però hanno già scritto il nome della persona candidata, quindi non ti fai più influenzare, hai scelto qualcuno e riporti quelle motivazioni. Perché hai scelto quella persona? La ragione di un'elezione così è la trasparenza, che è uno dei principi fondamentali
della sociocrazia, ma è anche quello che in inglese si chiamerebbe empowering, quindi dare il potere alla persona. Se io dico a voce alta, se io vado da Valentina di Provale, io non ci mica voglio proprio a fare una facilitazione, una presentazione, lei la sente probabilmente come una cosa che, cioè un peso, una roba non è fluida, non è magari così bella e eccitante. Però se il gruppo elegge Valentina perché per diversi motivi viene riconosciuta come una persona che ha competenze, che ha capacità e che il gruppo le dà fiducia, lei si sentirà molto più motivata a fare quel ruolo, perché sentirà che c'è la fiducia del gruppo, che è stata vista, che è stata riconosciuta dal gruppo. E quindi questo le permette di voler svolgere di più il lavoro che le stiamo, tra virgolette, assegnando. Ci sono 4-5 volontari che hanno voglia di mettersi al centro, facciamo la prova di elezione sociocratica. Sì. 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 Foglia 4, possiamo dividere i bigliettini così li tenete a testa. Va bene, insomma, fare un 5-6 bigliettini. Vai. Sì. Oltre alla carica motivazionale che abbiamo letto, ritengo sia interessante anche la presa di coscienza della persona che è nome proprio per la domanda che hai espresso prima. C'è un rumore di ferraglia. E lui ha le turbine da mettere in borsa. In quel contesto, per quel tempo, il ruolo della persona che in quel momento non è membro del gruppo, ma facilitatore piuttosto che qualsiasi azione, il fatto che io l'abbia letto con trasparenza, richiamandomi alle mie motivazioni, mi porta a ricordare in un momento di difficoltà che ce l'ho messa io con la persona lì, che sono stato d'accordo, che ne ho riconosciuto il valore e forse mi aiuta anche a distaccarmi in un momento di conflitto e a vedere la cosa più a 360 gradi come parte del gruppo, come ruolo partecipante. Voi ragazzi fate così, cioè, a me piace se facciamo così a poco, ci siamo? Certo, ci siamo. Allora, vi siete ascoltati prima, no? Delle presentazioni, quindi sapete bene o male un po' gli interessi. Facciamo finta che siete qui, che avete fatto questo seminario e dovete leggere, magari prendetevi i nomi così. Se non ve li ricordate sapete che Carlo, Salvatore, Arno, Federica. Adesso pensate a chi secondo voi, in base anche a quello che avete sentito prima, potrebbe essere la persona che potrebbe facilitare questo piccolo gruppetto nel caso doveste prendere una decisione su qualcosa. In base a quello che avete sentito, scrivete il vostro nome prima e poi sotto il nome della persona che avete scelto. Vale, poi questo che leggi. Sarà il caso, eh? Un po'. Sembra un ottimo driver. Magari se ne porti avanti più prima. Sì, certo. Grazie. Scelto da Federica, che in tutta onestà conosco meglio di tutti. E, come mai? Ma anche lo so che lei ha esperienza con la facilitazione e anche gestire bene i gruppi, anche con esperienza con risoluzione di conflitti. Quindi, per quel motivo ho scelto. Sono Federica, ho scelto Eva, apposta. No, non per quello, ma anzi, perché
del gruppo, la persona che conosco meglio, e l'ho perché l'ho visto anch'io facilitare dei gruppi e so che ha partecipato già a un workshop sulla sociocrazia, quindi almeno l'esperienza di questa cosa qui, insomma, l'abbiamo già vissuta per delle decisioni concrete. Insomma, che sì, insomma, è stato un candidato. Ok. Arno, ho scelto Federica perché ho sentito, parlando con lei, la fermezza che quando si parla di qualcosa serio, le cose si fanno di maniera seria, quindi questo, e sei bilingue, inglese e italiano, quindi sono poco che ti conosco, sempre va a corrispondere al, al ruolo. Io sono Salvatore, ho scelto Federica. Wow! Ah. Perché anch'io so che è bilingue perfetta, perché so il consiglio di patato, che ha tutte le caratteristiche adatte, nel senso la tranquillità, non si scalda, non è possibile, e io vado a fare, non conoscendo nessuno, però mi è sembrato quello più studiato, più con la parlantina, diciamo, forse. È una motivazione molto debole, però non lo capisco, quindi vabbè, è sembrato. Cioè, è quello che c'è. Sì. Allora, mi sono dimenticato di dire una cosa, che potete anche autocandidarvi nel caso voleste fare, o perché magari Carlo Salvatore dice io non ho mai avuto esperienza della sociocrazia, però voglio cimentarmi, voglio provarmi, e può esserti chi deve prendere la decisione di finale. Avendo ascoltato tutti, facendo una proposta, quasi dica anche propongo al gruppo Salvatore perché lui si è autocandidato, quindi ha mostrato la sua volontà di fare questo ruolo, e ho sentito che potrebbe essere un investimento del gruppo perché una persona in più impara, quindi non necessariamente chi riceverà il maggior numero di voti sarà la persona che deve essere, e mi posso autocandidare se ho delle motivazioni valide. Con questo passo successivo, vale? Questo è il passo della raccolta delle informazioni, cioè potremmo... Per esempio, se sapete... Sì, diciamo, Federica potrebbe dire, sapete, io parto domani per un viaggio per 2 mesi e non sarò disponibile a fare questo lavoro. Sì, se aveste letto me, io partorisco tra 2 mesi, quindi non so se avrò pronto, non so se avrò l'energia per seguirvi nelle vostre decisioni. La differenza, per esempio, questa parte di raccolta di informazioni non esiste nella sociocrazia classica, esiste solo nella sociocrazia 3.0, perché la sociocrazia classica non la vuole introdurre, perché dicono vogliamo che il processo vada avanti fino alla fine senza che nessuno sia influenzato da altre cose, e che se a Federica viene data l'opportunità di fare la facilitazione, magari possa anche dire voglio cancello il viaggio perché è un'opportunità incredibile e non la voglio perdere, capito? E quindi che lei si senta fino all'ultimo il potere che il gruppo le sta dando. La sociocrazia 3.0 dice sì, bella sta storia, però perdiamo anche tanto tempo, quando dobbiamo prendere tante decisioni abbiamo bisogno di più velocità. Quindi io vi porto tutte e due le cose, ognuno nel gruppo sente quello che è giusto per il proprio gruppo, se è giusto sostenere i partecipanti e quindi lasciare andare il processo fino alla fine, o se aggiungere informazioni che possono dire velocizzare il processo e dire oh no, io non c'ho tempo, non posso. Quindi ci sono le due, tra virgolette, versioni. Vabbè, in questo caso io, diciamo, inviterei il gruppo a condividere delle informazioni, diciamo, rilevanti, se ci sono delle informazioni rilevanti. Per esempio da parte di Federico, da parte di Eva, non so. Io aggiungerei anche che ho visto nel manifesto che c'è il discorso di bilancia di genere dentro le rive. Siamo tutti maschi a parte te, magari un po' la piega. Sì, in effetti io mi sono fatta volontaria dopo loro quattro, perché quattro uomini, ho detto no. Però queste non sono informazioni, sì, cioè sì, sono considerazioni, però non sono informazioni che veramente aggiungono qualcosa alla scelta del ruolo, perché ricordiamoci che il ruolo ha dei compiti da svolgere e delle capacità da avere, okay, in ordine per riuscire a svolgere questi ruoli.
Quindi queste sono belle informazioni, ma se io sto facilitando ti dico focus, sì, non è quello che mi serve. Cioè un'informazione rilevante potrebbe essere, io so che Salvatore, Salvatore non ha una formazione in sociocrazia, ma ha vissuto per 20 anni in una comunità dove hanno utilizzato, cioè è un'informazione aggiuntiva che noi non sappiamo, oppure qualcosa di Federica. Cioè, parto, ognuno dà le informazioni su se stesso, allora. No, Federica, cioè, nel senso Evan può dare le informazioni, se vi conosceste tutti, se voi vi conosceste tutti vi potreste dare, in questo caso è un esempio per cui... Però sono belle le domande, perché portano chiarezza, quindi... Quindi in questo caso le informazioni sono per la relative alla facilitazione, sì, al ruolo di facilitatore. Per esempio, cioè, qualcun altro potrebbe dire, boh, vero che Federica ha fatto il corso di sociocrazia, è anche vero che fa la facilitatrice, però io sono stato in 3 riunioni dove ha facilitato Federica e siamo usciti prendendoci a 6 in testa. Ostia, avrai anche tutte le tecnicità che vuoi, però io... Oppure so che Federica ha molti altri ruoli in questo momento, quindi sì, è stata eletta, ha delle competenze, però so che ha 1000 altri ruoli e so che ci dedicherebbe molto poca energia, molto poco tempo per questa cosa, quindi forse un'altra persona è più adeguata a ricoprire questo ruolo. Senza dare il giudizio, noi portiamo, cioè, è informazione, no? Sì, sì, sì. Quindi l'informazione è che cosa io ho notato, che cosa ho visto, che cosa so, non è che cosa penso. Io so che Federica ha altri 5 ruoli all'interno del nostro gruppo, punto. Questo ruolo del facilitatore richiede tanto tempo, punto. Senza giudicare. Perché è un'informazione, cioè ricordiamoci che le parole hanno un senso. Se si usa informazione e non opinione, è perché c'è qualcosa che io sto portando di diverso, sennò qua avrei scritto raccolta opinioni. Però siccome a me delle vostre opinioni che certo mi interessa anche dopo no, voglio informazioni. Carlo? Una domanda, queste informazioni possono arrivare sotto forma di domande, cioè io posso chiedere attivamente a Federica che corsi hai fatto? Sì. Ok. Sì, perché porta chiarezza, cioè okay, porta una, aggiunge informazioni, okay, dati. Okay. Volete condividere anche in maniera, diciamo, fittizia così delle informazioni? Tanto per simulare un po'. Ma se non serve, cioè basta dire no, non ci sono, cioè nel senso anche il processo simulato può non avere. Federica, lavori in un negozio di turismo, hai il tempo di più di Oliver di dedicarti a questo? Non lo so. Non è simulato. Devo pensare. No, è vero. Non è simulato, stavo dicendo. Però tu per esempio sapresti che hai una riunione a settimana da facilitare, che il tuo ruolo ti dice che devi raccogliere l'ordine del giorno nella settimana prima e che hai 2 mesi per fare questo lavoro. Quindi hai delle informazioni, senti che con queste informazioni e con il lavoro che tu hai puoi dedicare 2 ore a settimana per la fase della riunione, più o meno 3 per la raccolta di informazioni e portare avanti questo ruolo per i prossimi 2 mesi? No, non mi sento di prendermi questa responsabilità. Però se lui non te l'avesse chiesto, perché tu non portavi questa informazione? Perché vedi dove allora entra il discorso che dicevamo prima della sociocrazia classica. Io vi faccio vedere quello che sta succedendo. Se Arno non avesse fatto questa richiesta, questa domanda, lei non avrebbe portato fuori questo. Quindi in un certo modo, toccando un punto per lei, gli ha tolto magari l'opportunità di andare fino in fondo al processo e di di sentire di più. Quindi quando ci sono le informazioni, se le avete e veramente le sentite, le portate. Una domanda del genere, pensaci bene e chiediti perché non l'hai portata prima, per esempio. Adesso questo è un caso, cioè è un gioco, però la consapevolezza di se faccio questo lavoro di portare le informazioni le porto per davvero, se no non serve farlo. È una domanda, però le informazioni che hai dato tu adesso sarebbero state descritte nel ruolo, comunque. Sì. Comunque esatto, ok. Quindi la descrizione del ruolo è la descrizione del ruolo di cui tutti hanno già conoscenza, okay. Sì, esatto. Va bene, facciamo quindi quella tua informazione che hai portato è vera o è... No, l'avevo detto così.
non c'erano informazioni da portare. Ma è vero, però. Va bene, non ci sono informazioni rilevanti e a questo punto c'è il cambio dell'immobile, no? Cioè, quindi alla luce delle informazioni che sono emerse o che non sono emerse, il facilitatore vi richiede di scegliere il vostro, di fare le vostre nomine. Confermare o cambiare? Esatto. Evan, ha scritto Federica, Evan, rimani con la tua prima nomina o vuoi cambiare? Appunto quello che ha detto un'informazione, forse cambio. E per chi cambio? Ve lo scelgo in subito. Sì. Cambio a Arnaud, che è, e adesso do anche ragione, ok? Perché ho notato che ha più tempo, ha anche facilità con lingue, altre esperienze in diversi posti e un gran volontà. Federica, tu avevi nominato Evan. Sì. Cambi o rimani con la tua nomina? Io cambio e voto Arnaud anch'io. Poi ho una domanda, posso farla adesso o vogliamo finire? No, intanto dimmi perché e poi mi parlo. Ok. Perché sì, conosce molte lingue, conosce molte realtà, ha viaggiato molto e quindi penso che sia una persona rispetto a Evan più inserita nel contesto, conosce più le dinamiche e persone sono coinvolte. Finiamo tutto il giro e poi Arno, tu avevi guardato Federica? Sì. Stai o cambi? Allora, il problema è momento, dopo questa informazione mi autocandido perché mi piaceva fare la facciazione, ho fatto 2-3 anni avendo gruppi di formazione e come sono nuovo nel posto e un occhio un po' diverso su quello che sta succedendo, quindi mi piacerebbe fare questo ruolo. Sì. Allora, anch'io sono d'accordo con Arno. Avevo votato lei, avevo votato Federica. Non chiarezza, avevo votato Federica, scusa. Cambio per Arno. Perché la chiarezza, ragazzi, sennò quando siamo riunioni, la cosa è Cabernet. Allora, senti l'acqua. Senti l'acqua. Sì, con il vento lo sento molto l'acqua. È acqua particolare. Acqua santa. C'è passato Gesù. Sì. Anch'io allora, io avevo votato Federica, cambio per Arno. Se volete una edizione perfetta ve la faccio. Per i motivi precedentemente esposti dai partecipanti a questa assemblea, così no, va bene, cioè. Very good. Okay. Nel processo si fanno progressi, Salvatore. Secondo me questo è un regresso, è personaggio. E la chiarezza non tanti anni per l'accento, poi, e la chiarezza non è l'accento, sì, so, dai. Io avevo votato per Salvatore, Cabernet no, perché a me si è autocandidato, quindi a volte non voglio prendere il ruolo, un'altra esperienza. Voilà, siamo arrivati. Quindi qua c'è sempre succedendo, che la può fare o il facilitatore, quindi in questo caso o io Valentina che abbiamo facilitato, anzi Valentina che ha facilitato il processo, oppure Valentina può anche dire: ok, Carlo e Salvatore, vi ritirate per 2 minuti e venite con una proposta. Quindi voi avete sentito tutto quello che è successo, magari in questo momento non c'era tutto questo consenso su Arnaud, c'erano 2 persone che entrambe potevano essere valide, voi ve ne andavate e tornavate con la proposta del nome e il perché. Che cosa avete sentito, perché avete scelto voi, sentendo quello che il gruppo ha proposto, proponete questo nome. Stavolta glielo facciamo fare a Valentina, che è facile. Sì. Non devo fare grande, quindi vi chiedo adesso di votare sulla proposta che è emersa, ovvero Arno. E quindi in questo momento voi mi dite se ci sono delle obiezioni. Sì, ferma lì, se fai c'è il passo successivo, cosa sono, come si vota obiezioni. Ok, quindi abbiamo l'assenso, che è ok, non c'è niente che mi impedisce di
diciamo, di fare, di realizzare questa, di andare verso questa cosa, o il dubbio, esatto, che è una cosa che sta a metà, e, oppure l'obiezione, no, cioè assolutamente qualcosa che mi impedisce, cioè che ostacola questa decisione. Però l'obiezione, molto importante da ricordare in sociocrazia rispetto a tantissime altre magari metodologie, non è perché a me personalmente Arno non mi piace, perché Arno mi sta antipatico, perché Arno in qualche modo si viene eletto, magari perché è francese, non parla bene l'italiano, c'è Salvatore che parla solo dialetto fiorentino, non si capiranno, magari io devo portare un'obiezione che sia un regalo al gruppo e dico al gruppo, io ti faccio questo regalo, ti apro gli occhi su questa cosa, perché se facciamo questa scelta le nostre riunioni non andranno bene. Ok? Quindi adesso invece l'assenso è dire non c'è ragione per cui... Quindi l'una l'opposto dell'altra, una ti porta alla ragione perché penso che possa far del male al gruppo, l'altra dice non ho ragioni che faccia male al gruppo, quindi do il mio assenso. La parola in inglese è consento, che si tradurrebbe come consenso, però siccome c'è il metodo del consenso, e questa è una metodologia un po' diversa, un modo di esprimersi diverso, in italiano è stato tradotto con assenso. Quindi? Votiamo. E si chiede nominalmente alla persona. Sì, anche tu puoi votare. Un'ultima informazione, vado 2 settimane in Francia, quindi non posso cominciare subito il voto. Quindi lui dice, mette un dubbio, sarebbe teoricamente venuto fuori prima, dato che avevi la temporizzazione del ruolo e nella tua autocandidatura responsabilmente avresti dovuto tenere conto di questo. Il ruolo forse dovete cominciare oggi, domani, dopodomani, insomma all'interno di questo periodo di 2 settimane in cui ci sarebbe stato. Cioè non dimentichiamo che nella descrizione del ruolo ci sarebbe stato scritto tutto questo, quindi cioè, tutte le informazioni di questo tipo sarebbero state esplicitate prima, non è che durante il processo, e poi io ho un appuntamento dal medico, cioè nel senso che sono delle cose ben chiare, ben chiarite, anche per me. Bisogna cominciare il giorno tot, l'assemblea il giorno tot, quindi il giorno tot è facile, ci resta. Il termine di scadenza significa che da oggi fino a... Allora, se io adesso, che sono la faccia di Tatrice insieme a Valentina, sento un'informazione del genere e so che la vittoria comincia lunedì, dico, allora posso dire ragazzi, o facciamo tutta la votazione di nuovo oppure vi faccio una proposta ulteriore, ok? E dico, la mia proposta allora è che Federica prenda questo ruolo per le prime 2 settimane in cui Arno non c'è e quando lui ritorni prenda questo ruolo. Andiamo a votare di nuovo, vediamo come vi sentite in questa proposta. Visto che abbiamo ricevuto un'informazione un po' tardiva, ma l'abbiamo ricevuta. Allora, come si comincia a sentire se siete d'accordo o non d'accordo? Si chiede, in questo caso io parto da Salvatore, perché la persona che sta alla sinistra di Arno, io ti chiedo, Salvatore, sei d'accordo con la mia proposta che 2 settimane Federica e il resto di prenderlo? Sì. Ha senso. Carlo? Evan? Ha senso. Federica? Ha senso. Carlo? Arno? Quindi adesso abbiamo i due facilitatori che potranno portare avanti la facilitazione di questo progetto. Ci sono domande sulle lezioni? Federica, l'aspetto questi ce ne abbracciano. Sì. Tanti tanti baci, abbracci a Federica. Un momento. Brindate. Io l'ho sempre in mano. La mia domanda è in parte hai risposto poi tu quando hai detto che una delle cose che avresti potuto fare era di chiedere a Salvatore e Carlo di uscire e pensare a... La mia domanda è proprio su quella nel secondo giro influenzare, cioè che tutte le persone, visto che il primo giro è scritto,
nel secondo giro per non influenzare, mi ha cominciato di nuovo da Evan e anch'io ho cambiato perché mi sono sentita un po' influenzata da Evan, non so. Corsa, diciamo. Esatto, allora. In teoria si scrive, se tu, cioè io adesso me l'ho fatto cambiare al volo, però si scrive sempre, cioè rimane tutto per iscritto in modo tale che non ci siano influenze. La trasparenza sta proprio nella parte partecipativa, l'ascolto di tutte le voci, quindi l'equivalenza, tutti abbiamo lo stesso peso sul campo, ok? Quindi se io lo scrivo porto di nuovo fuori quello che io sono, quello che io sento, quello che io penso, tanto quanto Evan, e non mi faccio influenzare perché lui ha parlato per prima. Infatti il mio dubbio era perché quando l'avevamo sperimentato noi, infatti era sempre tutto scritto, sì, sì. Questa volta ci avevi chiesto orale, mi chiedevo se era una variazione, invece no, perché quando sei in gruppi magari così piccoli a volte pure, certo, cioè, certo. Quando, per esempio, siccome era quasi palese che saresti stata tu, vedi l'errore per esempio che si fa anche nella facilitazione, perché ti avevano nominato, ti eri presentata, solo che poi con il giro di informazioni hai aggiunto qualcosa che non era stato né deciso totalmente se era un'informazione vera o meno, però il tuo gruppo l'ha presa tutti come un'informazione vera, che tu non avessi tempo. Quindi ci vuole molta chiarezza, cioè come vedi basta un minimo così e ti perdi nel processo. Per quello è importante seguire anche i passi con chiarezza, bloccarsi, fermarsi, non perdersi in discussioni inutili, motivazioni che non servono e poche parole ma chiare, non un discorso di un quarto d'ora per dire qualcosa. Altre domande sulle lezioni? E se non si arriva ad un giornato, queste sono poche e quindi hanno scelto tutta una persona, no? In questo caso. Nel caso di 20 persone c'è un pareggio, chiamiamolo, non so come dire. Io come facilitatrice comunque vado a fare una proposta e porto la motivazione per cui. La sociocrazia dice la decisione deve essere good enough for now, quindi buona abbastanza per adesso, and safe enough to try, sicura abbastanza da provare. Che io avessi scelto, sentendo le conoscenze che c'aveva sia Arno che Federica, avessero avuto lo stesso diciamo, numero di persone che avessero votato per loro, e avessi scelto Arno, avrei detto scelgo Arno, perché sento in questo momento che rispetto a Federica, che già ha un lavoro, magari ha più tempo libero, come ha detto Federica, e lo può fare di più, perché lui dice ho 6 anni di esperienza, Federica non mi ha detto per esempio quanti anni ha di esperienza, quindi porto le motivazioni che ti dico, è vero che tutti e due erano bravi, è vero che tutti e due potrebbero fare questo ruolo, ma è buona abbastanza la decisione per adesso di nominare Arno, e ci sentiamo sicuri abbastanza di farci guidare da lui. Se tu non hai proprio qualcosa che dici no, Arno, no, perché l'ho visto facilitare, però ho capito qualcosa che doveva essere probabilmente anche già pubblico fuori nell'informazione. Quindi faciliti anche quel processo proprio di direzione. Questo ti dico, lo posso fare io come facilitatrice, posso scegliere 2 persone nel gruppo che lo facciano e facciano la proposta. Ma la domanda è sempre, questa decisione, questa è la proposta, votiamo, ricordandoci che quindi nazionale, sei in affitto, buona abbastanza per adesso, sicura abbastanza da poco, non deve essere perfetta. In più abbiamo un ruolo di 2 mesi, abbiamo il feedback che dobbiamo fare costantemente al fine delle riunioni, ci prendiamo 5 minuti per fare il feedback e mettiamo una scadenza dopo un mese che facciamo un feedback di nuovo tutto di gruppo più approfondito, per cui abbiamo delle reti di salvataggio che ci permettono comunque di dire no, sta facendo un lavoro veramente fatto male, il gruppo non sta lavorando, possiamo ancora intervenire. Cambiare i processi dopo un mese e viene fuori che qualcuno, non tutti, ma qualcuno ha dei dubbi sul lavoro fatto. I dubbi non devono essere, deve sentirsi che proprio c'è qualcosa, non è più sicuro. Delle motivazioni. Cioè non mi sento più sicuro a quanto facilità da quella persona. La motivazione può essere l'oggettività delle cose è sempre difficile da definire.
il fatto che io possa dire sento che alle volte la facilitazione di no non è così equidistante dalle persone. Chiaramente è una sensazione, perché ho vissuto due o tre volte in cui, chiaramente se possibile dall'altra parte, c'è stata una preferenza di scelta, un aiuto maggiore, che chiaramente sono mie sensazioni, anche sostenute da risparmi, no? Che io però vivo in una maniera con il... Allora qua si integra, si esula, ma si integra alla sociocrazia la capacità del facilitatore di ascoltare le altre voci. Io se avessi sentito una cosa di questo genere, la prima cosa farei finire intanto tutto il feedback, raccolgo il tuo feedback così come raccolgo quello degli altri, non mi fermo adesso a discutere, intanto lo raccolgo e va tutto per iscritto, prima cosa. Quindi facciamo finire tutti e poi se io sento che ci sono queste cose molto gravi torno da te e ti dico: Gabriella, questa cosa che sta succedendo con Arnaud ti fa sentire molto insicuro nel tuo gruppo e ti fa sentire che non c'è l'equivalenza, non c'è la trasparenza e il funzionamento non è così, non è sano per il gruppo? O pensi invece che ci possano essere delle cose che si possano portare in modo da sostenere anche Arnaud ad imparare, a migliorarsi, a crescere? Potrebbe anche essere avvicinarti a un altro gruppo facilitatore. Per esempio, no? Le soluzioni sono tante. Quindi è io come facilitatrice a quel punto vengo nel gruppo e cerco di sentire quello che potrebbe essere il sentire del gruppo, cerco di vedere quali sono le energie. Però questo c'è, e anche la capacità, perché un facilitatore viene scelto e perché magari nel gruppo ci sono altre persone che l'intelligenza collettiva. Una cosa molto importante è una persona come Gabriella, per esempio, non la conosco bene, ma mi dà l'impressione che sia una persona che nel suo gruppo funziona anche ad intuizioni, ha una visione, una capacità di sentire certe cose. Quindi a volte, se questa cosa viene portata da Gabriella o viene portata magari da un'altra persona del gruppo, ha due valenze diverse, perché noi del gruppo sappiamo che Gabriella ha questo sentire più forte, ha questa capacità intuitiva più forte, quindi non è che la prendiamo, ha parlato Gabriella, ha parlato al guru e allora va tutto bene, però mi fermo e dico: è vero che lei spesso ha intuizioni, andiamo a verificare con il gruppo come si sente. E quindi verrei dal gruppo e chiederei: come vi sentite voi? A volte magari senti dall'espressione della persona che più una rabbia sua personale, che più un fastidio perché magari quella decisione che lui voleva così invece è andata con la ISIS. La capacità di chi facilita e di chi è nel gruppo è anche proprio quella di sentire l'intelligenza collettiva, di sostenersi insieme in questo processo. Quindi non c'è una soluzione, sta proprio al gruppo e la flessibilità, la dinamicità e le dinamiche che ci sono all'interno del gruppo. Questo si avvicina molto al metodo del consenso, anche al sentito delle persone, però io che non è determinante, ma sicuramente può avere un'influenza. Può avere, però torniamo sempre al gruppo, e se il gruppo dice good enough for now, safe enough to try, e tu gli metti l'obiezione, il gruppo ti fa un'altra proposta, a un certo punto il gruppo ti dice: Gabriella, però noi siamo tutti d'accordo che va così, sei l'unica che si sente così in pericolo, che ne dici se magari ti fai una terapia o ti fai due chiacchiere con Arnaud, ti vai a fare, cioè ti dà dei suggerimenti, anche per dire non puoi fermare e continuare a bloccare, perché noi non cerchiamo la perfezione, cerchiamo il buono abbastanza per adesso e sicuro abbastanza da provare. Ci sono solo un altro mese del suo mandato, è veramente il caso di bloccare tutto e di impuntarsi così, o per un mese ce la puoi fare sostenendo l'idea di un tuo facilitatore, perché diventa un blocco che non ha senso. Altre domande? Va bene, posso tornare a posto, ciao. Grazie, ciao. Ragazzi, è arrivato il gelato. Pausa, davvero? Davvero? Un levisco. Io ho detto, no, anche il gelato. Davvero?
Pensavate che fosse l'era glaciale, l'hai visto? No, no. Gabri, vediamo un attimo prima di un attimo. No. No, dal numero direttamente a lui che ce l'ha. Sì, che volevo uscire. Gelato. Cioè, potremmo venire gelato, Gabriella, anche te. Vedi le distrazioni che arrivano dal campo. È arrivato proprio un macchinetto interessante. Ho tutto l'era glaciale. Gli avevamo detto alle 5 e un quarto, ma è arrivato un attimo in anticipo. Facciamo una logica. Gabriella e Simona, vogliamo fare la pausa adesso? Come volete voi, a lui aspetta. Io gli ho detto che aspetta perché al suo capo avevamo detto 5 e un quarto, 5 e mezza. Ma tutti gli altri gruppi finiranno alle 5 e un quarto. Andiamo avanti tranquilli. Lui non ha problema. Allora, siccome c'era qualcuno che prima si è fatto catturare dalla parola socio e cartia, sono due parole greche che significano compagni e governo, quindi come governare insieme ad altri. La sociocrazia si rifà, è stata diciamo così teorizzata da un Kant, un filosofo nel 1802, tra l'altro sembra 72, ma i dati ve li cercate su Wikipedia. Ed è poi stata integrata con la conoscenza dei quattro, ecco perché c'è anche molta di quello che è il metodo del consenso, per chi di voi ha fatto il consenso si basa un po' sulla teoria dei quattro, quindi l'ascolto reciproco, l'equivalenza, la trasparenza, anche l'intuizione, si basa su queste filosofie che sono comunque più umanistiche rispetto a magari una semplice presa di decisione razionale. È stata poi ripresa da un ingegnere olandese che era nel 1970. Lui era il figlio di un ingegnere che aveva una fabbrica e la fabbrica stava andando praticamente a puttane. E lui ha detto, ostia, cosa facciamo? Ci abbiamo 5.000 operai, li lasciamo tutti a casa? No. Possiamo provare a integrare le voci degli operai in qualche modo per far sì che loro possano avere un'influenza, si sentano responsabili dell'organizzazione della fabbrica e in qualche modo la possano rivitalizzare. E quindi ha preso la teorizzazione di Conte prima e l'ha adattata allo stile aziendale. Io ragazzi vi do veramente proprio i punti perché tutta questa roba di sociocrazia, che cos'è, la si può andare a cercare su internet. A me quello che interessa è farvi fare delle pratiche di come usarla nelle riunioni, perché se no andate a casa con teoria non serve a niente. Quindi sono molto sintetica e non mi sono andata neanche a riguardare le date perché non ce l'ho voluta. Sono sincera, c'è la trasparenza, è la prima che è uno dei principi della sociocrazia, io l'arbitro. Quindi, cosa dice la sociocrazia? La sociocrazia dice che noi andiamo a lavorare a gruppi di lavoro, quindi non siamo più tutti nel cerchio, siamo come il villaggio, prendo l'esempio adesso di Rudy, che sono, per quanto ne so, più o meno una sessantina di persone che girano attorno, 40, facciamo che sono 40, giusto per darci una cosa, sono 40 persone che girano attorno al progetto. Cosa c'è da fare in questo progetto? Quali sono le varie aree in cui il progetto si può dividere? Magari c'è ricerca del territorio, c'è cura del gruppo, riunioni, bla bla bla, c'è ricerca, raccolta fondi perché dobbiamo comprare questo posto, non ci abbiamo soldi, e c'è chi magari si occupa di giardinaggio. Vediamo quelli che vengono chiamati i gruppi operativi. Quindi ci sono delle persone che andranno a fare delle operazioni all'interno di questo gruppo e andranno a svolgere le cose pratiche, potranno prendere decisioni interne all'area di influenza di quel campo, okay? Quindi io se lavoro nella cura, quello di cui mi prenderò cura è assicurare che ci siano gli spazi sempre pronti, sempre puliti, che ci sia la sala riunione, che ci siano gli allenatori, che ci sia che porto il tè e il caffè, che ci siano i soldi per comprare il tè e il caffè per prima della riunione, cioè qualunque cosa ci sia dentro lì. Giardino, quanta terra abbiamo, quante piante piantare, dobbiamo fare il conto che in comunità siamo 30, 20 che mangiano fissi e poi ogni fine settimana ne arrivano altri 20, quindi più o meno vi faccio tutti i miei calcoli,
ho un budget che mi è stato dato dal gruppo, come gestisco questo budget, cosa faccio per portare l'autosufficienza o quello che il gruppo mi sta richiedendo, perché i gruppi di lavoro rispondono a dei bisogni della comunità o dell'azienda o dell'ente dove noi ci troviamo a lavorare. Allora, la sociocrazia dice siamo trasparenti, diamo l'equivalenza, tutti possono parlare, ma non ci perde neanche tanto. Se sono tutti divisi a gruppi, com'è che faccio io a sapere cosa fa Giardino, cosa fa chi che sia? E la sociocrazia dice noi utilizziamo due rappresentanti, quindi nel gruppo cura e quello che c'è, fanno una bella elezione e dice chi ci rappresenterà nel gruppo centrale, perché il gruppo centrale, noi immaginiamoci un fiore, e lo possiamo anche fare poi fisicamente, immaginiamo un fiore che ha diversi petali, quelle aperture dei petali che si collegano al centro, al bocciolo del fiore, sono i nostri rappresentanti, quindi uno che vengono chiamati sono due link, due connessioni vengono chiamate, uno il rappresentante e il delegato, perfetto, grazie mille. Allora, il rappresentante, scegliamo rappresentante, la descrizione del rappresentante è colui o colei che è nel nostro gruppo abbiamo delle difficoltà o abbiamo preso delle decisioni, però le nostre decisioni vanno anche a influenzare tutta la comunità. Il gruppo cura e amore per il gruppo decide che vuole costruire una casetta di paglia dietro, oppure un tipi, perché così c'è uno spazio più appropriato, dedicato solo alle riunioni e alla cura. Questa decisione non la possono prendere loro da soli, perché? Perché va a intaccare un po' tutto il benessere della comunità, nel senso che vado a prendere un pezzo di terreno, devo trovare persone che vengano a fare il lavoro, devo trovare il materiale, che non è una decisione che un piccolo gruppo può prendere su tutti, perché loro si stanno occupando della cura, però questa decisione non ha più a che fare solo con le riunioni, ha a che fare con qualcosa di più sostanziale che tocca diverse sfere della comunità. Allora, facciamo che eleggiamo il nostro rappresentante, quindi il nostro rappresentante arriverà nel cerchio centrale con la voce del mio gruppo. Insieme a lui viene anche un delegato, sempre del mio gruppo, quindi ha preso la decisione insieme a me. Però io sono quella che presenta il problema, la decisione che il nostro gruppo vuole prendere. Lui ascolta di più. E sarà quello che però quando la decisione venga presa nel cerchio centrale, che a noi di gruppo piaccia o non piaccia la decisione che viene presa qui, sarà lui a tornare e a raccontarla al mio gruppo. Okay, quindi ci dividiamo anche i ruoli, perché io se no mi sento combattuta, io so che quando da questo gruppo qua vado nel gruppo centrale ci vado con tutta l'energia di far passare la decisione del mio gruppo perché è importantissima. Lui invece viene qua e dice sì, anche io sono parte del tuo gruppo, abbiamo preso questa decisione. Non possiamo fare niente, qua dice ragazzi. Scusate, però hanno detto che no, perché quest'anno, per esempio, abbiamo bisogno di più terra per la coltivazione, perché siamo cresciuti nel gruppo, oppure il gruppo economia ha detto che non ci sono soldi in questo momento per investire in una casetta di paglia, oppure è stato notato che il gruppo accoglienza non ha abbastanza forza per accogliere volontari che vengano a lavorare, quindi c'è un motivo per non far andare avanti questa decisione, e questa ragione, questa decisione viene presa dai delegati e dai rappresentanti di tutti i gruppi, perché loro stanno portando le voci dei loro gruppi nel centro, quindi è lì dove avviene la condivisione di quello che succede nella comunità, di quello che sono un po' le linee guida e la visione generale del gruppo. Domande? Sicuramente tante. Quindi sono sempre due persone che vanno nel gruppo centrale. Sì, che vengono elette dal gruppo, hanno un ruolo di solito per 2 anni, però si può cambiare anche lì il tempo, se è un periodo di prova possono essere 3 mesi, 6 mesi. Cioè, si gioca, l'importante è sempre dare, nella definizione del ruolo che diamo, il tempo, scegliere per competenza, per capacità. Cioè, abbiamo fatto l'elezione nel nostro gruppo, per mandarli lì. Però
è la stessa cosa dell'operational delegato rappresentante oppure quello operativo e rappresentante, ma è la stessa cosa, nel senso che io lo chiami delegato, quello che viene qua ascolta e torna giù e gli dice: no ragazzi, la casetta in Italia non si fa così, ragazzi, ma si deve fare così così, va a toccare l'operazione. La sociocrazia 3.0 lo chiama operational leader, leader operativo, la sociocrazia classica lo chiama delegato, di nuovo. Ah ok, quindi solo la differenza di... Sì. Questo è un ottimo sistema per non interrompere l'operatività del linguaggio. Però poi in una realtà come la nostra siamo un passo prima, nel senso che siamo le fasi decisionali che saranno poi il cuore degli aspetti trainanti del linguaggio, per cui non può, cioè è un po' controsenso avere dei delegati, perché quei delegati non sarebbero delegati di branche, di altre branche, ma sono semplicemente dalla nostra esperienza crei un cerchio centrale che dice Jeremy, no? E da quello poi si creano il sottogruppo. Allora, però è una fase già operativa. Inizialmente, per esempio, okay, voi siete all'inizio, quindi non è... è come dire, adesso facciamo delle lezioni per quali possono essere le persone che hanno la visione più ampia del nostro progetto e che possano andare a mettere insieme la nostra visione, che poi verranno e ci riporteranno nella comunità. Però delegare il lavoro alle persone e quindi creare inizialmente nella sociocrazia le prime persone a far parte del cerchio coordinativo, quindi quelle che stanno qua e che poi in realtà si vanno a scegliere i loro gruppi operativi, perché quando cominci non è che è subito tutti quanti, sono o tra i fondatori o sono... comincia così, comincia sempre con delle figure che hanno un ruolo più trainante, una personalità più trainante, però l'idea è che quando viene iniziato e strutturato, si creano i cerchi operativi, ci sia di nuovo la possibilità di andare a eleggere, perché non sia una dittatura di alcuni sugli altri. Però per esempio nel vostro gruppo mi verrebbe da pensare, ci sono delle persone che stanno vivendo in un ecovillaggio, in un progetto, sono quelle più fisse, tra quelle leggetene 4 che possono rappresentare la voce di quel gruppo, ci sono magari un gruppo di persone sopra i 60 e leggiamo 2 persone che rappresentino quella voce, prendiamo il gruppo single scapestrati e leggiamo 2 che portino la rappresentanza di queste persone. Per iniziare puoi far così. Mi autocandido. Quasi già candidato, mia! Aspetta, voce. Nel centro del fiore c'è un facilitatore dei facilitatori. Non c'è il facilitatore dei facilitatori, ci può essere quello che viene chiamato il cerchio degli esperti, quindi persone che per esempio Rudy dicesse: noi facciamo questa esperienza, proviamo a fare questa esperienza, e potrebbe chiedere a me di far parte del gruppo degli esperti, potrebbe chiedere magari a Gabriella perché fa parte di un ecovillaggio, potrebbe chiedere a Alfredo perché ha più conoscenze tecniche di fare parte di questo cerchio di esperti che sta sopra, non prende decisioni, ma può entrare come consulente e sostegno. Quindi non c'è una figura che abbia il potere sugli altri, si cerca sempre di fare attraverso la presentazione. Vi è chiaro un po' come funziona? Sì. Vabbè, Rudy secondo me sinteticamente la parola è adattare, cioè te puoi adattare alla tua condizione di un villaggio nascente, no? Come ha fatto l'esempio Jenny, a questa forma di struttura. Magari tu puoi la facilitazione del cerchio interno
avviene comunque con un facilitatore che però ha un ruolo che gira anche all'interno degli stessi. Quindi nella riunione del cerchio dei rappresentanti e dei delegati, ogni volta che c'è una riunione ci sarà una persona tra di loro, lei sarà un facilitatore che aiuta. O meglio, come abbiamo detto prima, il facilitatore all'interno del cerchio, che sia quello operativo o quello centrale, viene eletto precedentemente per una durata di tempo, non è che ogni settimana io arrivo e ne scelgo uno diverso. Io vengo eletta dal mio gruppo per facilitare per un mese, per due mesi, oppure se il gruppo vuole cambiare ogni settimana, no, però non dai conto. Capito che il cerchietto piccolo che avevamo fatto noi prima era un po' dei cioè un'elezione dentro un petalo. No, dal petalo facciamo così. Dipende. Perché il pellino da fare come gioco e poi andiamo a fare colazione col gelato. Se vi alzate in piedi e formiamo dei gruppetti di 5-6 persone, vediamo quello che riusciamo a fare. È giusto così perché facciamo il gioco. Visto che la Francesca l'ha già fatto con me, questo gioco è un po' visuale. Allora, scegliete intanto all'interno di ogni gruppo, così a caso, scegliete due persone, chi è rappresentante e chi è il delegato o leader operativo. Scegliete due persone che vi rappresentano. Fate almeno tre cerchi. Fate almeno tre o quattro cerchi. Fate cinque cerchi. Almeno di cinque, ragazzi. Siamo qui. Ok, allora dobbiamo scegliere un delegato rappresentante all'interno di ogni gruppo, scegliamo il delegato rappresentante. Il consiglio è che il cerchio si tenga anche per mano, possibilmente mettete i due rappresentanti o il rappresentante e il legale, mettetelo che guardi il cerchio. Quale cerchio? Il cerchio interno? No, quale cerchio? Adesso aprite praticamente il rappresentante e il delegato si stanno chiedendo. Aprite le mani. Scioglietevi e andate ognuno, il rappresentante, uno va a destra e uno va a sinistra, vi collegate al rappresentante, al delegato, ok? Quindi guardate verso il tempo, dopo girate le spalle al vostro gruppo adesso, cioè tu sei così, esattamente così, esatto, vedete che si sta formando il fiore? E questo è il senso della sociocrazia, okay? Ci sono questi gruppi che lavorano e si fanno le loro decisioni perché hanno delle aree di interesse, di influenza, gliele abbiamo date noi, abbiamo deciso insieme quali sono i gruppi che servono per il progetto. E lei con queste due persone vengono e portano le voci, okay, del gruppo. Uno la porta e uno, quando la decisione verrà presa qui insieme a tutti quanti, si girerà. Questo gruppo si autodistruggerà. Adesso con questo possiamo andare a fare pausa, alle 5.45 cerchiamo di trovarci qua. Qualunque domanda che vi sorga, fate chiacchiere in giro, chiedetevi tra di voi, ci sono persone, ritorniamo qua e faremo un lavoro pratico su come prendere una decisione anche in un gruppo piccolo, quindi magari in un gruppo operativo o nel gruppo, e andremo a lavorare insieme a ragazzi di Tempo di Vivere su qualcosa di pratico qua, così non farò il caso per te. Grazie. Va bene, il gelato costa 2 euro, ragazzi. Ok, grazie. Chi offre? La domanda dopo è chi offre? Leggiamo. Vieni, Gioia. Ciao. C'è anche della dissociazione.
60 anni di fronte. Poi tira fuori l'euro di carta tondo. Certo, certo. 50 euro. Zia Timo arriva. Lo sto ancora cercando di... Io ritengo di no, per quella che è la nostra realtà, noi bimbi ci ritengo che per la maggior parte... Ne ho 10, quanti ne volete? Dire completamente! Non lo so, io so soltanto che in Polonia e in Olanda si è fatto molto in Olanda questo sistema e chi ha la ragazza di Olanda.